Sold out ieri sera al Cineteatro Giardino di Pozzallo, dove i ragazzi dell'Istituto Rogasi hanno interpretato La cantatrice calva, anticommedia di Eugène Ionesco. Regia di Maria Grazia Spanò, professoressa dell'Istituto Rogasi. Desideravo che i miei ragazzi si mettessero in gioco, desideravo che riuscissero perché per me è un fattore di crescita. Quindi sono molto contenta che loro sono riusciti in un testo così difficile, sono riusciti a capirlo, ad amarlo, ad immedesimarsi nei personaggi e ad interpretarli mettendoci il cuore e loro stessi. Un'esperienza meravigliosa per i ragazzi della Rogasi, dove il pubblico ha apprezzato ed applaudito per oltre un minuto. Presente anche il primo cittadino Roberto Ammatuna, una commedia difficilissima dove i ragazzi l'hanno interpretata con grande professionalità. È un messaggio importante non solo per la città di Pozzallo, ma per la società in generale, come una sorta di critica alle banalità, dove si parla molto e non si dice assolutamente nulla, in una società dove vanno a prevalere i disvalori. Iniziative come queste servono a stimolare ed incentivare i giovani ad impostare una vita che abbia dei significati veri e valori importanti. Conclude il sindaco Ammatuna: la vita vale se vissuta con dei valori seri. Io penso che il messaggio di questa sera sia proprio questo, un messaggio culturale molto rilevante. I complimenti vanno alla dirigente scolastica Grazia Basile, che si ostina in tutti i modi per far sì che questa scuola abbia un livello culturale alto. Devo ringraziarla di vero cuore per quello che ha fatto, ma soprattutto per il suo continuo interesse culturale per i ragazzi e per la città di Pozzallo.